Hai reagito come volevo. Sì. Oggi andrò a fare degli esami un pochino particolari su di te che abbiamo sviluppato noi come team di ricerca, quindi non ne avrai mai sentito parlare. Sarà assolutamente indolore, assolutamente non ti devi preoccupare, però sì, sarà un'esperienza particolare sicuramente, ok? Sì, non ti spaventare, non ti chiedere cosa sta succedendo. Rilassati se ci riesci e grazie del tuo tempo. E adesso comincio subito con il mio lavoro. Ti devo chiedere intanto la tua data di nascita, i tuoi dati, giorno, luogo, orario, se puoi, se hai avuto qualche malattia. Subito interventi chirurgici. Ok, hai mai fatto altre, diciamo, esperienze di volontariato di questo tipo? Ok, quindi sì, scientifica. Com'è stata l'esperienza? Ok, allora possiamo subito cominciare. Il mio primo strumento che andrò a usare è questo. Lo so, sembra quasi vecchio proprio, sembra di anni e anni e anni fa. E il suo design è ispirato alla calcolatrice che si usava veramente tanti anni fa, perché come ho detto mi ha sempre affascinato, ma è nuovo. L'abbiamo progettato noi e è un oggetto che mi permetterà di misurare. Allora, intanto, misurare le dimensioni del tuo viso, le tue proporzioni, la distanza fra occhi, sopracciglia, eccetera. Ma non solo, questo strumento pazzesco e super innovativo mi permette anche di misurare la profondità. Quindi è veramente esatto.
molto originale, ma non ti preoccupare, è un oggetto molto all'avanguardia. Quindi vado subito a metterlo vicino al tuo viso in questo modo e comincio a prendere le misure allora della tua fronte, quindi se stesse anche scansionando da un certo punto di vista. Aspetta che me lo segno tutto. Abbiamo finito con questo strumento. Ok. Adesso per il prossimo esperimento dovrai bere un liquido, non ti preoccupare, è molto buono, sa di pesca e fragole. E questo qui, bello rosso, ok, davvero piacevole, non serve semplicemente a noi per andare a analizzare meglio certe particolarità del tuo corpo, del tuo viso. Bevi. Come se avessi attivato la circolazione. Sì, come se magari oppure fossi ti vergognassi di qualcosa, fossi imbarazzato, oppure vedi qualcuno che ti piace, insomma. Ok, nulla di assurdo. D'accordo. Adesso devo andare solo a controllare diverse cose. Ok, intanto prima mi metto. Mi cambio gli occhiali per un attimo e mi metto questi che hanno questa bella lente di ingrandimento e vado allora
a cercare di vedere se esatto, ok, era giusto come volevo. Sì? Sì. Esatto. Adesso sentirai questo rumore di legno. Sì, è normale sentire questo rumore di legno. È la tua pelle. No, non ti preoccupare, non è così tragico. Diverso, rientrerai diciamo in un'altra categoria. Ok. Quindi di lato abbiamo vetro, e nel mezzo abbiamo legno. Ok, va bene. Allora, molto interessante. Adesso, questi occhiali mi danno un pochino fastidio. Vado a eseguire, diciamo, un test sulla tua pelle. Ma prima devo andare a trattarla. Quindi vado a usare questo strumento che ha dei micro aghi sulla tua pelle. Senti, non fa assolutamente male. È solo per facilitare dopo. Il fatto me li posso togliere. Mi rimetto i miei. Vado a metterti questo olietto sul viso. Qui e qui.
a metterci sopra del semplice, la semplice carta d'alluminio nelle zone proprio dove ho appoggiato la goccia d'olio, in modo da farle reagire bene. Sarà assolutamente indolore, al massimo potrai sentire leggerissimo calore, nulla di che. Ne vado ad applicare una qui. Come va? Ah, è stato addirittura rilassante. Ok, bene. Sono contenta. Adesso, ultimo, diciamo, esperimento particolare, penultimo, dopo devo fare un'ultima misurazione. Ultimo esperimento. Come hai sentito la tua pelle? Eseguito dei cambiamenti a livello strutturale che assolutamente saranno reversibili in un'ora, quindi fra mezz'ora sarà tutto come se non fosse successo. Però nel mentre voglio andare a testare un'altra sua funzione. Questo è un astuzzo. E se tutto va come deve andare, secondo anche il tipo di pelle che hai mostrato, dovresti reagire a certi colori. Ma reagire a certi colori cosa vuol dire? Vuol dire che la tua pelle andrà a imitare come un camaleonte, sì, tutta la tua pelle, il colore che ha più vicino. Ok, dai nostri studi dovresti essere sensibile a solo certi colori, quindi andiamo subito a testare. Allora, il primo che testo è rosa. Lo avvicino alla sua pelle. Ok, questa è la semplice. Ok, bene, quindi il rosa direi che è andato. Adesso proviamo il verde. Verde. Ok, avvicino il verde. Eccolo qua.
dentro qua il verde, lasciamo per un po' di secondi. Ok. E ok. Niente. No, la pelle dovrebbe reagire subito. Niente verde. È interessante, sono curiosa adesso con l'azzurro, perché mi aspetta. Vabbè, proviamo azzurro. Azzurro. Ok, lo avvicino. Ecco qua l'azzurro, stupendo. Benissimo. Guardate le mani. Poi lo stesso identico azzurro, dicessi un celeste, un turche, identico. Allora, quindi, aspetta che me lo segno. Positivo. Ultimo colore. Però non abbiamo deciso di testare solo questi colori per dei motivi che non vi sto a spiegare. Comunque ha tutto un senso, so che potrà sembrare strano, ci sta. Allora, l'arancione è, diciamo, di una piccolissima percentuale di persone, quindi prova a concentrarti, prova a sentirti. Allora, ok, secondo me, guardo anche le mani, un po' anche il collo, ok, allora c'è un leggero accenno di arancione, non è marcato, perché probabilmente bisognerebbe allenare. L'arancione sempre è molto difficile per tante, proprio non ci riescono, e in realtà su 100 persone sei solo la seconda, quindi 2% direi che è speciale. Arancione invece ecco qua, eccola qua. Allora, ok, e infine ultimo strumento, andrò a passare leggermente sul tuo viso in questo modo. Ok. No, semplicemente cerca di mantenere una posizione, sempre la stessa posizione, non mi interessa quale. Ok. Benissimo. Perfetto. E anche questo è andato.
Allora, io davvero ti ringrazio di aver scelto di partecipare a questo esperimento. Adesso, come sentirai, ma già molto meglio. Sì, quindi fra una ventina di minuti, massimo mezz'oretta, gli effetti saranno completamente spariti, quindi potrai tornare a casa. Intanto ti chiedo di aspettare in sala d'attesa finché un operatore non ti dirà che puoi andare. Questo perché comunque vogliamo evitare effetti collaterali, non ci sono assolutamente stati fino ad ora, però non vogliamo rischiare proprio adesso, quando siamo in una buona, buona fase della nostra ricerca. Ok? Segnarmi un po' di cose. Adesso mi appunto un po' di cose, ma tu puoi tranquillamente andare e in sala d'attesa puoi trovare tisane, acqua, snack, ciò che preferisci, anche delle riviste, ciò che ti serve per passare il tempo, ok? Va bene, io ti ringrazio davvero tanto della tua disponibilità, stai dando un contributo molto importante per la specie umana. Giusto. L'operatore ti darà anche il compenso che ti spetta. Benissimo.